Bello a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno del pagellone riferito questa volta alla 17ª giornata di Serie B, giornata che si è conclusa ieri con Lecco Bari 2-3, partita molto bella con un Lecco che ha fatto secondo me un primo tempo importantissimo dove ha meritato e forse meritava anche più di due gol di scarto, poi un secondo tempo totalmente sottotono, bravissima Tarrana a crederci e a ribaltare la partita. Portarsi a casa la terza vittoria consecutiva che consente alla squadra di Roberto Breda di iniziare un percorso verso l'allontanamento dalle zone rosse di classifica. Ma siamo qui per parlare in generale di tutta la 17ª giornata, di dare un voto a tutte le squadre. Mi raccomando, però, prima di partire col video, vi devo chiedere un pollice in su qua sotto: 30, 40, 50. Mi piace per supportare i miei contenuti. Un'iscrizione al canale totalmente gratuita, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi. Questo è un canale che parla solo unicamente di Serie B. E noi partiamo subito. Partiamo da Spezia Bari molto rapidamente. Diamo un 6,5 allo Spezia per la vittoria, un 5,5 al Bari che poteva sfruttare meglio le occasioni che ha creato. Per il Bari è una sconfitta pesante, l'abbiamo già detto. Per lo Spezia, ragazzi, è una vittoria molto importante perché è la seconda consecutiva per Luca D'Angelo e soprattutto perché lo Spezia va a quota 16 punti ed è in piena lotta con le altre squadre lì sotto in classifica. Feralpi Salò Cremonese 1-0, do un 8 alla Feralpi. Un 4,5 alla Cremonese. Perché do un 8 alla Feralpi Salò? Perché non mi aspettavo la vittoria, perché ha fatto una partita sotto a livello tattico e a livello di carattere molto importante, una grande risposta di tutto il gruppo a mister Zaffaroni ed è una vittoria che sicuramente può dare un piccolo segnale di svolta alla stagione della squadra neopromossa. Per la Cremonese un 4,5 tutto meritato, perché per atteggiamento non mi è piaciuta, ha sottovalutato la partita, ha sottovalutato l'impegno ed è poi questo il responso finale. Una sconfitta che brucia perché la Cremonese aveva una bella possibilità di accorciare sulle squadre che gli stavano davanti e con un'eventuale vittoria si sarebbe ritrovata a quota 32 punti, a meno un punto dal Venezia secondo in classifica e scavalcando anche il Como, occasione mancata. Brescia Como per l'appunto 2-0. Do un 7 al Brescia, ma do un 6 ragazzi anche al Como che ha fatto una partita secondo me importante, meritava, come ho detto anche ieri nella zona caffè di Serie B, quantomeno di fare 1-2 gol per le occasioni create, per i miracoli anche di Lezzerini, però poi alla fine il Brescia l'ha vinta magari con un pizzico di fortuna. E soprattutto con tanto cinismo. Ecco perché do un 7 al Brescia, perché ha saputo sfruttare meglio le occasioni che si è creato, essere più incisivo ed essere sicuramente magari compatto, leggermente più compatto in fase difensiva. Ma il Como, secondo me, per produzione offensiva ha fatto una partita importante, forse tra le migliori da quando Fabregas è sulla panchina della squadra lombarda. Andiamo avanti con Venezia Sudtirol 2-3, do un 5 al Venezia, do un 7 al Sudtirol. Sudtirol che mi ha stupito, non pensavo potesse vincere a Venezia, non pensavo potesse farlo anche in rimonta, visto che la squadra di Bisoli di Valente, scusatemi, a fine primo tempo era sotto di 2-1, ma grazie un po' agli errori clamorosi di Modulo e Bertinato riesce a ribaltarla, prima col gol di Mercai, poi col rigore trasformato dal solito Daniele Casiraghi. Su Tirol, ragazzi, che tredicesimo a quota 20 punti, vittoria importantissima perché mancava da tante partite e che sicuramente, visto che in questa giornata tutte le squadre di bassa classifica hanno fatto punti, sono 3 punti che valgono tantissimo perché ti consente di mantenere un certo tipo di distanza dalle squadre che provano a inseguirti. Per il Venezia è un'altra occasione mancata, è la seconda sconfitta consecutiva, il 5 in questa giornata per me è tutto che è meritato perché la squadra poteva gestire molto meglio il vantaggio che si era procurata a fine primo tempo. Andiamo avanti rapidamente, ragazzi, con Reggiana Sampdoria 1-2, do un 7,5 alla Samp, do un 5,5 alla Reggiana. Reggiana che ha fatto secondo me anche un discreto primo tempo fino a quando poi non ha subito il gol di De Luca che sblocca di Casami, scusatemi, che sblocca la partita. Una Reggiana che aveva anche creato qualche occasione, ha fatto secondo me una partita quasi sufficiente, perché poi nel secondo tempo non mi è piaciuta come era entrata in campo e che l'atteggiamento che ha avuto, visto che doveva inseguire
seguire, visto che la Reggiana ha bisogno di punti perché ne ha solo 16 e perché ne ha solo 17 ed è sedicesima in classifica. In questo momento farebbe i playout con l'Ascoli nel caso in cui il campionato dovesse finire clamorosamente oggi, ma è una Reggiana che deve tornare assolutamente alla vittoria. Sampdoria invece che sta continuando il suo ottimo bottino, il suo ottimo cammino, una squadra che è cambiata, una squadra che si è rivoluzionata nei risultati, 4 vittorie nelle ultime 5, l'unica sconfitta quella di Brescia per 3-1, dove la squadra non era proprio scesa in campo secondo me, ma è una Samp che in questo momento è a 5 punti dalla zona playoff e visto la situazione come si era messa nelle prime 8-9 giornate, possiamo dire che fino a questo momento è un grande risultato. Modena Cittadella 1-1 ragazzi, do un 6 e mezzo entrambe, bella partita, divertente, entrambe hanno saputo creare occasioni da gol, entrambe hanno saputo far divertire gli spettatori che hanno visto questa partita, entrambe giocano un buon calcio, la classifica nella dimostrazione, Modena ottavo a quota 27 punti, Cittadella sesto a quota 29 punti. Cosenza Parma, commentiamo un altro pareggio, 0-0, do un 7, un 6 e mezzo al Parma e do un 6 al Cosenza, un Cosenza che comunque le sue occasioni le ha create, il palo di Florenzi, il gol annotato a Tutino, due su tutte, comunque un Cosenza che nonostante la superiorità numerica non è riuscita ad averla meglio su un Parma che nonostante per l'appunto l'uomo in meno, secondo me era messo in campo benissimo, molto organizzato, ha saputo anche crearsi le sue occasioni grazie alle forti individualità che ha questa squadra, soprattutto nel reparto offensivo, mi viene in mente Bonny, mi viene in mente Denis Mann, mi viene in mente Bernabé a centrocampo e quindi per un pareggio tutto sommato giusto che consente al Parma di allungare per assurdo sia sul Venezia, sia sul Como, sia sul Catanzaro e sia sulla Cremonese e per l'appunto reputo che possa essere un punto importante per come si era messa la partita. Ascoli Catanzaro 1-0, do ragazzi un 8,5 all'Ascoli, do un 5 al Catanzaro. L'Ascoli è la seconda squadra insieme al Parma che ha messo in grandissima difficoltà il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. L'Ascoli ha fatto una partita che per quantità, per agonismo e per forza nei duelli, nei contrasti, da grandissima squadra. Veramente ha fatto una partita importantissima con questo pressing sempre molto alto, soprattutto anche di difensori sui portatori di palla del Catanzaro, che non ha permesso alla squadra di Vivarini di fare il solito e proprio calcio. Infatti, il Catanzaro non si è mai reso pericoloso nella metà campo avversaria. Ascoli che poteva anche chiudere la partita con più di un gol di scarto, ma per Castori questo deve essere il punto di partenza. Ascoli 17esimo quota 16 punti, sicuramente ancora tanti punti da fare se vuole conquistare la salvezza. Per il Catanzaro rimane comunque straordinario il cammino fino a questo momento, 30 punti in 17 partite, ma contro l'Ascoli sabato ha fatto una partita insufficiente. Chiudiamo con Palermo-Pisa e Lecco Ternana. Palermo-Pisa 3-2, do un 6 al Pisa perché secondo me ha fatto 25-30 minuti ottimi nel primo tempo, ha fatto altrettanti 20 minuti ottimi nel secondo tempo, poi ovvio l'espulsione di Marin al 61esimo quando ha appena agguantato il pareggio rimontando due gol, ti cambiò poi un po' i piani della partita, era un Pisa che giocava molto bene, un Pisa anche in fiducia, bravo poi lì il Palermo a crederci e a sfruttare la superiorità numerica e a vincerla col colpo di testa di Jacopo Segre, ma è un Pisa che secondo me ha fatto una buona partita e che deve continuare su questa strada se vuole quantomeno cercare di fare punti perché la classifica piange un po', 18 punti in 17 partite, 14esimo posto, è una classifica un po' triste. Per il Palermo vittoria importantissima che mancava da un bel po', settimi a quota 28 punti, sicuramente il Palermo deve cercare di consolidare il piazzamento playoff. Chiudiamo con Ternana-Lecco, do al Lecco un 5,5 perché il primo tempo era anche da 8, il secondo tempo ragazzi. Dai, il primo tempo anche da 9, il secondo tempo da 4,5, diciamo che alla fine voglio dargli un 5,5, la Ternana do un 7 per la reazione avuta perché non era facile scendere in campo nel secondo tempo dopo aver chiuso un primo tempo in svantaggio per 2-0 con una prestazione diciamo abbastanza in negativo, bravissimo Roberto Preda che sta rivoluzionando questa squadra, terza vittoria consecutiva, la Ternana c'è, è viva e sicuramente ragazzi dirà la sua in ottica salvezza. Per il Lecco sconfitta pesante, la seconda consecutiva in uno scontro diretto, c'è da lavorare per Bonazzoli che comunque secondo me ha raccolto anche segnali positivi nonostante la sconfitta.
sconfitta, ha raccolto anche in questa partita segnali positivi per l'appunto nonostante la sconfitta. Fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo a un prossimo contenuto, bella ragazzi!